È consigliabile sempre aggiungere 2 mm perché sono i millimetri di taglio. Quindi se qualcuno poi si vuole divertire a fare qualcosa come si è fatto noi, può essere d'aiuto questo piccola registrazione. Vedete, questi si mettono i bordi in pratica che sono le guide, perché servono qua per aiutare nella composizione. Si prova a importare un'immagine, questa immagine sarebbe già caricata, qui per praticità abbiamo già preso questo file. Poi si mettono i bordi e servono anche questi perché qualunque copisteria poi vi chiede dei bordi minimi per poter fare i giusti tagli e non tagliare anche le scritte. Quindi questi sono in sostanza i comandi basilari se volete anche voi fare qualche composizione. Una volta inserita l'immagine, rispetto alle guide, in sostanza poi vengono distribuiti le varie immagini. In questo caso è una sola. Ora vi zoom e vi faccio vedere appunto i dettagli e vedete rispetto anche al bordo. Vi tenete conto che la prima volta che l'ho fatto ho sbagliato i bordi, ma ho toccato di cominciare da capo perché non riuscivo, cioè, c'era proprio un problema di che rimanevano entro il minimo che era consentito. E questa invece è quella di centro, questa vi serve per averla come riferimento. Dunque, poi ne ho provato a fare un'altra. In questo caso qui è la correlazione fra il programma GIMP e Inkscape. Allora, GIMP in sostanza si è usato per poter preparare le immagini, no? Quindi sono già immagini scansionate, sono fatte appunto da acquerello, messe sotto lo scanner. Poi che si fa? Serve purtroppo doverle anche sistemare perché ecco, il problema maggiore è quello di doverle mettere senza i bordi, cioè senza la parte bianca. Quindi questo è il sistema per poter ricrearsi un'immagine che poi è ritagliata. Quindi in questo caso abbiamo aperto un altro file, e abbiamo messo la trasparenza come fondo. Poi con la bacchetta magica lì si selezionano le parti che vogliamo levare e abbiamo così l'immagine che se poi è sovrapposta ad altre non, come dire, non è asportata dalla parte bianca, no? Potrebbe appunto andare sopra altre cose. E quindi qui si crea poi il file, viene salvato, io in questo caso ho usato un formato PNG. Il PNG dà la possibilità di mantenere anche le trasparenze. Se invece usate un JPEG, JPEG ve le leva. Quindi questi quadratini che vedete in pratica sono, cioè, la parte trasparente che poi rimane sull'immagine. Quindi ora si passa invece all'altro programma. Questo fino a se ho visto era GIMP. Quindi questo qui si cancella, si leva. E abbiamo il foglio invece di composizione che ha Inkscape. Prendiamo l'immagine, la trasciniamo, dopodiché la dobbiamo mettere dentro il foglio. Quindi con in sostanza le linee che sono di vetro ho già come una sorta di effetto magnetico che mi aiuta a mettere esattamente circoscritte. A questo punto sono tutte dentro il bordo minimo per l'eventuale stampa. Poi dobbiamo cominciare a lavorare su questa immagine. Allora, vi faccio vedere una prima prova per fare il tracciato. Ah, quindi il comando avete visto, ce n'è un c'è questo apposito con questa specie di pennino che all'inizio è una polilinea a spezzata. Ora è nera, se andiamo sul comando quello per il colore,
si va sul colore e contorno, non andate sul riempimento perché sennò mi viene tutta una cosa stranissima. Allora, sul contorno andate a scegliere il colore, è quello che vi parlo, lo ricercate. Ora come detto è sottile, ora mettiamo chiaramente una maggiore ampiezza e quindi cambiamo lo spessore. Quindi per esempio proviamo a mettere, che so, ecco, 3, vedete che è un po' più grosso. Poi ci dà la possibilità di cambiare anche i tratteggi. E vedete, cambiate i colori come meglio preferite. E poi questa è la linea selezionata, ci sono i vari comandi, trovate in alto, vi dà poi la possibilità appunto di modificarla. Qui lo vedete più in dettaglio, quindi siamo ripartiti da questa linea. Ora proviamo a fare un'altra che è più complessa, questa ha tutta una serie di curve. Vi do un consiglio, non fate tantissimi nodi quando ci sono tutte queste curve, perché vi complicate la vita. Cioè, andate piuttosto sui vertici e poi con gli strumenti che servono per modellarla andate a fare le singole curve. In questo caso scegliamo il colore che più ci piace. Aumentiamo lo spessore, mettiamo un tratteggio che sia anche un pochino di proprietà del percorso. Vedete, già anche la scelta del colore dipende poi dalla base che avete. E poi con questo strumento si tirano le linee, vedete, e si modella in base a com'è la base sotto. Questa cosa consente? Consente che se poi abbiamo da cambiare un tracciato, abbiamo sempre un file sorgente che può essere sempre modificato in ogni modo. Cioè, tipo volessimo aggiungere un percorso, volessimo levarne uno perché magari non è più praticabile, in questo modo lo sistemiamo. Vedete quanti strumenti ci sono? Qui poi si prende un po' la dimestichezza con questi nodi, perché all'inizio non sono così automatici. Poi piano piano si imparano. E poi se si vuole si fa la scritta. Fate finta questa di farla come una piccola prima carta primordiale, no? Questa in questo caso è la base è Avane, quindi scriviamo carta di Avane. Questa è la finestra testo, si allunga, si sistema come ci serve. Proviamo a farne un'altra, scriviamo itinerari. E questo è il carattere piccolino, è il fonte 10, però basta andare qua sulla dimensione e si cambia. Cambiamo il corsivo, grassetto. Quindi per la composizione grafica questo programma, io che l'ho usato come dilettante, sinceramente è anche abbastanza facile, non è che poi... che so, tutto onomastica, facciamo un esempio, questa qui è la chiesina, gli altri scriviamo chiesa, e poi chiaramente verrà personalizzata in base ai vari casi. Il grassetto lì, la scelta poi è a vostra discrezione. Che so, dobbiamo fare una scritta invece sull'orientamento magari di un tracciato. Per esempio, scriviamo qualcosa riferito al fiume, no? Fiume Secchio. Io ve lo faccio un grassetto perché capite poi i vari passaggi. Ecco, ora, essendo vettorializzato, vedete come si modifica. Quindi chiaramente si può adattare, si possono fare anche sul tracciato curvilino, quindi golena. Cioè, completate poi tutte queste cose, arriviamo in fondo e ci troviamo in sostanza tutta la toponomastica sistemata. E per questo vi conviene fare dei layer separati perché altrimenti non riuscireste a gestirla poi come disegno. Questo è un altro esempio, si prova a cambiare un'altra scritta, in questo caso lì si dà l'orientamento, sarà più piccolina e si mantiene nel suo alloggiamento. Ora riduciamo la scala e quindi in sostanza
questa